Ispirazione quotidiana. Sviluppo la mia saggezza. Seconda parte. Ispirazione di oggi. Secondo giorno dedicato alla 2 giorni dedicata allo sviluppo della saggezza, alla riconquista anche della nostra saggezza che è dentro di noi, che dobbiamo tirar fuori attraverso il lavoro su noi stessi. Ieri Maimonide, filosofo ebreo, gigante, poco conosciuto, oggi un personaggio straordinario, enorme, misconosciuto, totalmente sconosciuto, sempre ebreo, uno dei protagonisti, peraltro, della Kabbalah, cioè uno degli studiosi più eminenti in merito alla tradizione kabbalistica. Vi confesso che non conoscevo neanche io Rabbi Saadia Gaon, 882-942. Ma ho la fortuna, anche se, come direbbe Harvey Dent, la fortuna me la creo, di poter immergermi nella scoperta meravigliosa del pensiero spirituale grazie al mio lavoro, del pensiero della crescita personale e del pensiero spirituale grazie al mio lavoro. E ho la possibilità di scoprire tantissime fonti di straordinaria ispirazione che, come sapete, quando riesco vi restituisco in questi incontri di ispirazione quotidiana, anche se li incontro da pochi giorni o per la prima volta. Sto traducendo, tra le varie cose che sto curando, un libro molto bello sulla Kabbalah. Ci ho messo un po' a trovare un testo che fosse un classico e soprattutto che fosse estremamente chiaro e divulgativo in merito a questa complessa, ancorché affascinante, tradizione spirituale ebraica, e l'ho trovato. È un testo che sto curando, e anche peraltro è ben arricchito di note esplicative. Sono molto contento del lavoro che sto facendo. Scusate, non è presunzione, però lo dico con grande entusiasmo e grande gioia divulgativa, proprio perché mancava nel nostro catalogo un'opera di questo tipo, e adesso finalmente, grazie a peraltro tutto l'altro lavoro che sto facendo, quindi grazie all'incontro di altri autori che mi permettono di approfondire argomenti, trovo poi diverse fonti e, seguendo con la curiosità e il piacere della scoperta, la curiosità e la meraviglia che permettono la ricerca di trovare, poi arrivare a trovare i testi che poi costituiscono il catalogo, continuano a costituire il catalogo di Area 51 Publishing. Chiusa parentesi, semplicemente per dirvi che neppure io conoscevo Rabbi Saadia Gaon, ma sentite che soggetto. Allora, è stato un grandissimo teologo ebreo, è stato un grandissimo conoscitore della filosofia greca. Tanto che è stata una delle figure che ha cercato quella sintesi. Vi ho citato il millennio geniale, e non ci sto a tornare adesso, ma appunto la caratteristica di questo periodo ampio, di questi 10 secoli che succedono alla nascita del cristianesimo e poi successivamente all'affermazione definitiva della Chiesa, sono secoli straordinariamente ricchi. Grazie proprio a queste figure che hanno cercato di trovare una sintesi tra la tradizione monoteista, la tradizione greca e la ricerca di un'autenticità dell'esperienza spirituale, ovvero la tendenza mistica. Ecco, Rabbi Saadia Gaon è una di queste figure. Quindi, studioso profondo dell'ebraismo, ha cercato di trovare una sintesi o di applicare comunque le categorie di pensiero della tradizione greca, della filosofia greca all'ebraismo, cercando appunto una sintesi tra filosofia greca e teologia ebraica, ma non si è accontentato di questo. Scriveva in arabo. Quindi ha scritto i commentari alla Torah, i commentari al Talmud, i commentari ai vari testi fondamentali della tradizione ebraica in lingua araba, per aprire ovviamente alla divulgazione anche in lingua araba dei principi dell'ebraismo. Sapeva l'ebraico, sapeva il greco,
sapeva l'arabo e ha cercato di trovare un incontro attraverso gli studi nel merito tra queste tradizioni. Pensate che gigante, cose che oggi uno dice, ma come cavolo faceva? Ma pensate anche alla possibilità di attingere alle fonti allora, ai testi, ai manoscritti, non c'era la stampa. Pensate la qualità, pensate la grandezza, la qualità del pensiero e dell'intelligenza. Veramente una figura incredibile. Incredibile, Rabbi Saadia Gaon. Facciamo i poster, facciamoci, non so, le magliette con Rabbi Saadia Gaon. Non lo so, creiamo qualcosa che ci permetta di andare in piazza. Andiamo in piazza gridando Rabbi Saadia Gaon, Rabbi Saadia Gaon. Non sarebbe male, però, che pensate, 1 milione in piazza che gridano Rabbi Saadia Gaon, vogliamo l'integrazione, la sintesi tra filosofia greca, tra Islam e tra cristianesimo e ebraismo, la sintesi, siamo tutti un popolo di credenti unito. Dubito che capiterà nel breve periodo. Ebbene, quattro citazioni di Rabbi Saadia Gaon, che ci ricordano ancora l'importanza di creare la nostra saggezza. Prima citazione, l'amore per la verità è l'inizio e la fine di ogni buona azione. Ricerca incondizionata della verità. Ecco, pensate al mondo di oggi, all'informazione, alla comunicazione, ai politici. L'amore per la verità. Se l'avesse qualche stregone che pronunciasse questa formula magica, si scioglierebbero all'istante. Seconda citazione. La conoscenza senza moralità è come una luce senza calore. Ah, ma anche qui si scioglie il 99% dei politici e dei giornalisti in Italia. 3. La fede senza ragione è come un albero senza radici. E qui invece, a parte gli scherzi, l'importanza di una conoscenza completa, l'importanza di una conoscenza completa. Le due energie si integrano, le due energie si alimentano. Senza l'una non ci può essere l'altra, cioè non ci può essere verità senza l'una che alimenta l'altra, senza l'altra che dialetticamente interagisce con la precedente, la ragione rispetto alla fede. Così si crea appunto una vera sintesi, così si crea un vero dialogo. E l'unica forma di vera saggezza comune, umana, è il dialogo. Quarto, la vera grandezza risiede nell'umiltà e nella capacità di imparare dagli altri. Umiltà, un altro termine oggi dimenticato.